A seguito dell'evento alluvionale del 2011 che ha fatto crollare il ponte della Bertenga, sul comune di Torre Pellice circa 100 famiglie sono rimaste in alcune borgate isolate ogni volta che il fiume, ogni volta che c'è un evento alluvionale, ogni volta che ci sono delle piene. Noi siamo un ente piccolino perché siamo 4.500 abitanti, abbiamo trovato una soluzione che è stata quella di fare un accordo di programma con la città metropolitana, in quanto città metropolitana potesse fare la parte di progettuale e di direzione lavori per costruire un nuovo ponte. Abbiamo trovato una soluzione grazie a Regione Piemonte che finanziava l'opera, città metropolitana quindi che metteva a disposizione la sua parte tecnica con direzione lavori e progettazione, e il comune mette la sua parte come RUP, come responsabile unico del progetto. Siamo qui al ponte della Bertenga, che è un'opera veramente necessaria, che abbiamo chiesto con gran voce perché periodicamente il ponte esistente viene abbattuto dalle alluvioni. È un lavoro che è stato fatto con la collaborazione della città metropolitana di Torino, e siamo quasi al dunque di questa bella opera, perché anche esteticamente devo dire che verrà un bel progetto, un bel lavoro, e quello è anche un mio orgoglio personale, che le opere che seguo abbiano questa una qualità oltre che una funzionalità. Il ponte della Bertenga è un'opera molto importante per il territorio ed è un esempio significativo di quello che è la capacità di supporto data dalla città metropolitana tramite il servizio assistenza tecnica e l'appena fondata direzione azioni integrate di supporto appunto al territorio. Un'opera che la cui realizzazione e progettazione ha richiesto molto impegno. Sottolineo che siamo sostanzialmente con grande soddisfazione alla fine dei lavori, che i quali si prevede di concludere ad aprile, e quindi seguiranno poi delle piccole opere di sistemazione, soprattutto naturalistica e in alveo. Un ponte di lunghezza 143 metri, finalmente adeguato dal punto di vista idraulico. È un ponte a struttura mista in carpenteria metallica acciaio Corten e soletta in calcestruzzo armato. È un ponte che ha un impalcato isolato sismicamente, e questo è un beneficio dal punto di vista sismico, perché abbiamo delle frequenze dell'impalcato ben diverse da quelle della struttura sottostante, e ciò è vantaggioso, quindi è un ponte anche adeguato dal punto di vista sismico. Dal punto di vista cantieristico, l'opera naturalmente, essendo molto complessa, ha richiesto una grande sinergia tra la direzione lavori che noi rappresentiamo e l'impresa, che si è dimostrata sempre estremamente disponibile e preparata nell'affrontare le varie problematiche del cantiere. Siamo partiti da delle opere di fondazione particolarmente complesse per poi salire sull'impalcato e realizzare comunque l'opera che vedete con estrema soddisfazione, direi, per ora, e aspettiamo e auspichiamo in tempi brevi di completare le opere di finitura stradale che mancano per rendere accessibile il ponte.